Eccoli qua. Tanto benvenuti, grazie ancora per aver fatto un po' di strada, averci raggiunto. Ma prima di tutto voglio parlarvi di una cosa, della vostra amicizia, perché comunque so che siete legati, voglio chiedervi dove vi siete conosciuti e parlarvi un po' dei vostri trascorsi. Se avete ovviamente qualcosa da raccontarci, sono sicuro di sì. Dove siamo cresciuti? Siamo cresciuti praticamente insieme, abbiamo fatto tutte le giovanili del Toro assieme, fino alla prima squadra anche assieme, e quindi e ci siamo ritrovati anche a fine carriera assieme, e quindi è un'amicizia che dura da anni e anni e anni. Confermo. Grande Diego! No. Confermo, insomma, di tantissimi anni, eravamo dei bambini, perché abbiamo iniziato quando facevamo i giovanissimi del Torino, quindi fino alla Serie A. Mi ha detto Gigi, poi una vita insieme. Allora, passo a qualche altra domanda. Allora, diciamo che ha fatto molto scalpore e creato un po' di polemica il tuo passaggio ai tempi dal Torino al Milan. C'è stata anche un po' di sommossa popolare, qualche episodio che sicuramente non ricorderai con in bellezza, diciamo. Col senno di poi, rifaresti la stessa scelta? Vuoi raccontarci un po' quel momento? So che magari ce ne sono di più felici, però è giusto anche andare a vedere questo. Sì, rifarei la stessa scelta, però affronterei il prima in modo diverso, perché io comunque onestamente ero legato al Toro e non sarei venuto da via da Torino. Però era giusto andare al Milan, perché era una grandissima squadra, una squadra che ti poteva offrire di tutto. Fama, popolarità, soldi, trofei, cose che al Toro non si potevano avere, quindi era la scelta che ho fatto con il cuore poi alla fine, e sono contento di aver fatto, però la gestirei in modo diverso, no? Ormai è tardi. Credo che non sia molto facile gestire quelle situazioni lì, tra l'altro 18 miliardi e mezzo, giusto di dire, quindi no, è che è stata una cifra record, quindi insomma vuol dire che c'era ovviamente un valore dietro importante. Allora Diego, invece le faccio una domanda completamente diversa. Qual è il momento più bello che ricordi nei tuoi anni al Milan? Allora, tu hai fatto due stagioni col Milan, più diciamo una terza formalmente, nel senso che eri sotto contratto col Milan, ma poi ieri sei passato in prestito alla Fiorentina, quindi effettivamente due stagioni. Ok, qualche colletto comunque ce l'hai piazzato anche lì, perché ce l'avevi quel vizio lì. Io ti avevo il fantacalcio, mi ricordo benissimo. Le gioie più al Parma e alla Lazio, però va bene. No, beh, è sicuro che il Milan è una parte importantissima della mia carriera, perché poi alla fine è stata la squadra con cui ho vinto di più, quindi la Coppa del Mondo di Club, la Coppa dei Campioni, lo Scudetto, la Supercoppa Europea, quindi è stata un'esperienza bellissima. Probabilmente sono arrivato in un momento dove ero un po' troppo giovane per diciamo così, per essere protagonista, no? In quella squadra dove c'erano veramente delle squadre di campioni, quindi era veramente difficile giocare sempre e fare delle grandissime prestazioni. Quindi diciamo che mi rimangono tantissimi successi, come ripeto è una parte della mia carriera importantissima, dove sicuramente mi ha fatto maturare come giocatore per il dopo. Penso che quella sia stata un'esperienza molto, molto importante. Grazie. Invece Gigi, a te chiedo di ricordarci quello che secondo te è stato il più bel gol che hai realizzato con la maglia rossonera. Qualcuno ve lo l'hai fatto, eh? Qualcuno bello, sì, soprattutto il primo anno, che è stato l'anno dove sono stato protagonista, perché poi dopo è successo quello che è successo in tutti i Santi di testa, e continuerà a parlare di quello. Ricordo con molto piacere il primo a Pescara, il primo con la Milan a Pescara, quello rovesciata, il gol nel derby con l'Inter, quello. E ricordo anche quello in casa con il Napoli, anche quello, il gol del 2-1 che poi abbiamo fatto 2-2, è molto bello, quei tre lì. Bravo Gigi! Grazie. Anche Diego ce l'ha piazzata con l'Inter, quindi entrambi hanno fatto gol in un derby, qua voi sarete ben contenti di questo. Ok, a Diego chiedo invece, qual è il giocatore con cui avete militato che vi ha impressionato di più? E ovviamente una spiegazione, non è una domanda facile immagino, però magari ce n'è uno che vi ha non so, vi è rimasto impresso di più, con cui avete giocato ma anche contro, che avete affrontato.
io Marco Van Basten, sì, senza dubbio per me è il giocatore più forte con cui ho avuto il piacere di giocare. Era completo in tutto, poi era continuo, giocava bene sia in casa che in trasferta, per me era completo, ripeto, il giocatore più forte con cui io ho giocato. Unico, grande giusto. Beh, sicuramente uno dei tanti, sicuramente Marco, perché Marco, Gullit, Rijkaard, sì, però cioè io non lo riuscirei, non lo so, però farne uno poi sembra di fare un tordo a tutti gli altri. No, però, vabbè. Allora ne dico uno per squadra, che ho giocato, così almeno non faccio torto. Allora, il Milan, Marco, senza niente agli altri, però penso alla Lazio, Boxic, Parma Crespo, oppure alla Roma Totti, cioè, ce ne sono veramente tanti, no? Quindi sono contento di aver giocato con un grandissimo campione. Però diciamo che Marco Van Basten rimane il numero uno, dai. Grazie. Ultima domanda, poi vi lascio in pace. La domanda sul Milan attuale. Quindi, chi secondo voi quest'anno è stato più fondamentale nella rincorsa e nell'ottenere lo scudetto del Milan? Per me, senza dubbio Leao. Per me, Leao è il giocatore con maggior talento. È quello che ha determinato di più nel Milan di quest'anno. Poi voglio dire, tanti giocatori sono stati bravi, però lui ha fatto quel salto notevole. Sì, sono d'accordo con Gigi, perché era un giocatore che si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri, e quest'anno è stato devastante, quindi è stata un'arma per il Milan incredibile, e penso che tante partite le abbia fatte menzione lui, quindi Leao assolutamente. Grazie mille, grazie davvero entrambi. Vi consegniamo una maglia anche a voi, ricordo. Facciamo un bel applauso e ringraziamo per la loro disponibilità e gentilezza. Tra l'altro, campioni del Milan ma anche in nazionale, perché entrambi ovviamente hanno vestito la maglia azzurra. Prego, vi lascio consegnare. Oltre alla maglia azzurra hanno portato a casa diversi titoli col Milan. Nonostante magari non tante stagioni con il Milan, comunque entrambi hanno portato a casa scudetti e altre coppe. Quindi facciamo due foto. Ancora un grandissimo applauso a Diego Fuser e Gigi Lentini. Grazie ragazzi.